Ciao amici, ben ritrovati su Momis, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Come sicuramente avrete letto dal titolo o visto dall'immagine copertina o dall'anteprima di Facebook, per chi mi segue anche lì, oggi vedremo come realizzare una borsa bauletto che è un must have intramontabile. Infatti, chi mi conosce sa che almeno una volta l'anno realizzo questo modello che io amo follemente, con nuovi dettagli, con una nuova lavorazione e così via. Però non voglio anticiparvi nulla, io passerei direttamente all'occorrente, quindi a tutto quello che io ho utilizzato e poi al tutorial di oggi. Un'ultimissima cosa prima di iniziare, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina personalizzando le notifiche su tutte. In questo modo non vi perderete le prossime novità, i prossimi video tutorial. E per non perdervi tutti in retroscena di ogni progetto, mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e su Instagram. Per questo progetto ci occorrerà una busta di Swan Black nella variante crema, infatti ne ho utilizzata 500 grammi, proprio una busta, uncinetto 3,5, un set in legno che comprende due laterali e una coppia di manici fantastici molto particolari, della rete per irrigidire il corpo della borsa, della stoffa per foderarla. Tutte le misure utili sia della rete che della stoffa ve le indicherò passo passo durante il tutorial. A questo punto, sigla! Per il corpo borsa abbiamo 46 catenelle. Quarantacinquesima catenella, ne aggiungiamo un'altra per un totale di 46 che ci serve per ritornare indietro a maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella sottostante per un totale di 45 maglie basse. Come sapete, io vado a lavorare la maglia bassa sulla maglia che c'è sul retro della catenella. In ogni caso potete anche prendere la metà catenella, non importa. 45esima ed ultima maglia bassa. Procediamo con la seconda riga, quindi facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e durante questa riga andremo a lavorare semplicemente delle mezze maglie alte. La prima la sostituisco sempre con una maglia bassa sull'altra. Se voi lo preferite, lavorate anche due catenelle oppure una maglia bassa e una catenella. Quindi mi inserisco nel primo punto, vado a fare un punto basso normalissimo, poi inserisco l'uncinetto nella maglia della maglia bassa appena lavorata, così prendo solo questa maglia, riprendo il filo e chiudo a maglia bassa. Ho sostituito così la prima mezza maglia alta. Chi mi segue da molto tempo sa che io sostituisco sempre la mezza maglia alta in questo modo, per due motivi: sia perché tra la prima e la seconda maglia non c'è alcun spazietto, sia per facilitare il passaggio successivo del giro di perimetro maglia bassa. Arrivati a questo punto, riprendiamo il filo, andiamo nel punto successivo e ripetiamo una mezza maglia alta, tre asole, riprendiamo il filo e le chiudiamo tutte. Filo sull'uncinetto, punto successivo, entro, riprendo il filo, tre asole, le chiudo tutte e procediamo così per tutta la riga. Il totale delle maglie sarà sempre 45. 45esima ed ultima mezza maglia alta. Bene, facciamo una catenella e giriamo il nostro lavoro. Ci ritroviamo sul dritto della nostra lavorazione, ce ne accorgiamo perché abbiamo la codina della primissima catenella sulla nostra sinistra. Adesso iniziamo col punto vero e proprio da seguire passo passo. Procederemo sempre a mezza maglia alta, ma nel frattempo ci saranno delle variazioni. Intanto vado a sostituire la prima mezza maglia alta sempre con le due maglie basse. Quindi entro nel primo punto, faccio la prima, rientro nella maglia della maglia bassa, due asole e chiudo. E abbiamo così la prima mezza maglia alta. Per i prossimi 9 punti lavoreremo sempre una mezza maglia alta per un totale di 10 mezze maglie alte. Procediamo. 2, 3, decima ed ultima mezza maglia alta. Questo sarà il risultato. Adesso saltiamo uno e due punti successivi, andiamo direttamente nel terzo e andiamo a lavorare un ventaglio di 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto,
1 e 2 li saltiamo, entriamo nel terzo, prendo il filo, faccio la prima maglia alta, una, due, tre, quattro, e 5. Filo sull'uncinetto. 1 e 2 li saltiamo, andiamo nel terzo e procediamo con una mezza maglia alta. Proseguiremo lavorando nei prossimi 14 punti sempre una mezza maglia alta. Una già l'abbiamo fatta, quindi sono 15 mezze maglie alte sulla parte centrale del nostro pannello. Proseguiamo. Seconda mezza maglia alta, terza mezza maglia alta, quindicesima ed ultima mezza maglia alta. Questa è la situazione allo stato attuale. Per proseguire basta ripetere il modulo precedente, per cui prendiamo il filo e saltiamo i due punti, andiamo direttamente nel terzo e lavoriamo 5 maglie alte che rappresentano il secondo ventaglio. 1, 2 punti 1 e 2. Nel terzo punto iniziamo a lavorare la prima mezza maglia alta di 10, ci rimangono 9 punti, un punto in ciascun punto. 2 3, decima ed ultima mezza maglia alta, la vado a lavorare appunto sulla maglia bassa che ho lavorato sull'altra per sostituire la mezza maglia alta. Quindi prendo entrambe le asole, prendo il filo, 3 asole e chiudo. Catenella perché ci serve per girare il nostro lavoro. Quindi questo è il nostro lavoro durante la primissima riga col punto prescelto. E ci ritroviamo sul dritto della nostra lavorazione. Quindi quando andremo a lavorare sempre i ventaglietti, perché ce li porteremo sempre per tutto il pannello, li lavoreremo sempre sul dritto della nostra lavorazione. Vi dico questo perché? Perché noi adesso giriamo il nostro lavoro, ci ritroveremo sulla parte retro, andremo a lavorare sempre gli stessi punti, ma con qualche variazione sulla parte centrale. Anche qui bisogna seguire il tutorial passo passo. Vado a sostituire sempre la prima mezza maglia alta con le due maglie basse. Poi andremo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 9 punti, più il primo fatto adesso insieme sono 10 mezze maglie alte. Decima ed ultima mezza maglia alta. Le 10 mezze maglie alte ad inizio e fine riga ce le porteremo per tutto il nostro pannello, sempre. Tutto il nostro lavoro si sviluppa sulla parte centrale. Quindi perché vi dicevo che i ventagli vengono lavorati sul dritto della nostra lavorazione? Perché sul retro, quindi quando noi andiamo a girare il nostro lavoro, lavoreremo uno schema ben differente. Infatti durante questa seconda riga non andremo a lavorare il ventaglio al centro del ventaglio sottostante, ma faremo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi sostituiamo le 5 maglie alte con le 5 catenelle. Fatte le 5 catenelle, saltiamo il ventaglio sottostante. 1, 2, 3, 4, 5. Ripartiremo dal primissimo punto, da qui. Quindi carichiamo il filo, entriamo in questo punto, nella mezza maglia alta, prendiamo il filo e andiamo a lavorare un'altra mezza maglia alta. Continuiamo lavorando una mezza maglia alta nei prossimi due punti, quindi filo sull'uncinetto, seconda mezza maglia alta, terza mezza maglia alta. Nel punto successivo andremo a lavorare una nocciolina, quindi prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo solo le due asole,
Ripeto questa operazione per altre 4 volte. Prendo il filo, entro, riprendo il filo, chiudo sempre le prime 2 asole e adesso ho 3 asole. Filo, entro, prendo il filo, riprendo il filo e chiudo le altre 2 asole. Filo sull'uncinetto, ripetiamo per le ultime 2 volte. Riprendiamo il filo, chiudiamo solo le prime 2 asole. 2, 4, 5 asole, riprendiamo il filo, per l'ultima volta rientriamo. Riprendo il filo, chiudo le prime 2 asole. E quando abbiamo 6 asole sull'uncinetto, riprendiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. In questo modo. Senza fare alcuna catenella per chiudere tutte queste maglie insieme, riprendiamo direttamente il filo, andiamo nel punto successivo e facciamo una mezza maglia alta. Il risultato qual è? Che abbiamo realizzato una nocciolina sul dritto della nostra lavorazione. Adesso io ho lavorato 5 maglie alte non chiuse, però se il vostro cordino non riesce a lavorare 5 maglie alte nello stesso punto perché magari state utilizzando un filato più spesso, realizzate anche 4 maglie alte non chiuse. Io ne realizzo 5 perché voglio che la mia nocciolina sia un po' cicciotta, molto voluminosa. Riprendiamo con la nostra lavorazione. Abbiamo fatto una mezza maglia alta, continuiamo per altri 6 punti. Settima ed ultima mezza maglia alta. Adesso ripetiamo la nocciolina precedente. Quindi prendiamo il filo e andiamo a lavorare 5 maglie alte non chiuse. E 5, 2, 4, 6 asole sull'uncinetto, riprendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Mi raccomando, niente catenella di sicurezza. Riprendiamo il filo e andiamo a lavorare direttamente una mezza maglia alta nel primo punto e lo ripetiamo nei prossimi 2 punti. 1, 2 e 3. E abbiamo concluso così la parte centrale del nostro pannello. Adesso ripetiamo il modulo precedente. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Riprendiamo il nostro filo, saltiamo il ventaglio, mi raccomando, contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo direttamente in questo punto. Vi dico, mi raccomando, perché è molto facile sbagliare in questo passaggio e andare a lavorare la mezza maglia alta nell'ultima maglia alta del ventaglio. Quindi contiamo sempre. Riprendiamo il filo, chiudiamo a mezza maglia alta. Ci rimangono 9 punti, un punto su ciascuno. Quindi 2. Decima ed ultima mezza maglia alta. Catenella, perché adesso gireremo il nostro lavoro. Sostituisco sempre il primo punto con le 2 maglie basse. E per i prossimi 9 punti lavoro una mezza maglia alta. Decima ed ultima mezza maglia alta. Adesso andiamo a lavorare un ventaglio, quindi ripetiamo la primissima riga al centro del ventaglio sottostante. Molto semplicemente prendiamo il filo, andiamo nella terza e blocchiamo anche le 5 catenelle che abbiamo al di sotto, in questo modo. Prendiamo il filo e facciamo semplicemente una maglia alta e continuiamo lavorandone altre 4. 2, 3, 4,
e 5. Proseguiremo lavorando nei prossimi 15 punti sempre una mezza maglia alta, quindi carichiamo il filo, andiamo a lavorare la primissima sopra la mezza maglia alta che abbiamo al di sotto. Mi raccomando, non entrate in questo punto perché questa è la catenella della riga precedente. Dobbiamo entrare nella mezza maglia alta. Due, tre, la quarta mezza maglia alta la lavoriamo sulla nocciolina. Abbiamo questa asola che è più grande rispetto alle altre. Quindi 4, 5, undicesima, dodicesima, quindicesima ed ultima mezza maglia alta. Andiamo a lavorare un ventaglio nella terza maglia alta sottostante, quindi nel ventaglio sulla parte centrale, e ci blocchiamo anche le 5 catenelle che abbiamo al di sopra. Andiamo a terminare la nostra riga con le ultime 10 mezze maglie alte. Prendiamo il filo, mi raccomando, entriamo sempre nella mezza maglia alta e non in questo punto, è facile cadere in tentazione, ma dobbiamo partire dalla mezza maglia alta, altrimenti realizzate un aumento. 1, 2, 3, decimo ed ultimo punto. Ok, catenella, giriamo il nostro lavoro. Se sul dritto noi andiamo a lavorare sempre i ventaglietti, sulla parte del rovescio del nostro pannello andremo sempre a ripetere le 5 catenelle e a lavorare le noccioline. Durante questa quarta riga non lavoreremo due noccioline, ma ne lavoreremo una sulla parte centrale. Per cui intanto andiamoci a lavorare i primi 10 punti, le prime 10 mezze maglie alte. Decima ed ultima mezza maglia alta. Sostituiamo il ventaglio con le 5 catenelle. Quinta ed ultima catenella. Saltiamo il ventaglio. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nel primissimo punto. Lavoriamo il primo punto. Prima mezza maglia alta. E lo ripetiamo per i prossimi 6 punti, per un totale di 7 mezze maglie alte. 2, 3, 7. Perfetto. Nell'ottavo punto, al centro delle due noccioline precedenti, andiamo a lavorare una nocciolina, quindi 5 maglie alte chiuse insieme alla fine. Quindi prendiamo il filo, entriamo nell'ottavo punto, chiudiamo le prime due e ripetiamo per altre 4 volte. Due, quattro, sei asole sull'uncinetto, riprendiamo il filo e chiudiamo tutto. Se provate a contare le maglie ci ritroveremo con 7 punti, proprio come all'inizio. Quindi li lavoriamo, uno in ciascuno. Uno, 2, 3, settimo punto. Sostituiamo il ventaglio sottostante con le 5 catenelle. 2, 3, 4, 5. Filo sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5. Risaltiamo. Andiamo nella primissima mezza maglia alta e lavoriamo la prima. E continuiamo con i prossimi 9 punti per un totale di 10 punti. Decima ed ultima mezza maglia alta. Ok,
Questo sarà il risultato parziale all'inizio. Per alzare il nostro lavoro, il nostro pannello, non dobbiamo fare altro che ripetere queste ultime quattro righe, anzi queste primissime quattro righe fatte insieme per tutto il pannello. Semplicissimo, vi spiego velocemente. Nelle righe che andremo a lavorare adesso andiamo a ripetere la primissima, quindi 10 punti, un ventaglio sulla terza, 15 punti centrali, un ventaglio sulla terza, 10 punti. Poi gireremo il nostro lavoro e andiamo a ripetere la seconda riga, quindi lavoreremo sempre 10 punti, 5 catenelle, 3 mezze maglie alte, una nocciolina, 7 punti, una nocciolina, 3 punti, 5 catenelle, 10 mezze maglie alte. Dopodiché ripeteremo la terza riga, che praticamente è uguale alla prima, e infine ripeteremo la quarta riga. 10 punti, 5 catenelle, 7 punti, una nocciolina, 7 punti, 5 catenelle, 10 mezze maglie alte. Vi lascio il numero di righe che andrò a lavorare io. Quindi procediamo in questo modo, poi ci vediamo direttamente a fine pannello per vedere come continuare insieme. Ok, una volta terminate tutte le righe che vi ho indicato sullo schermo in precedenza, questo qui sarà il risultato. Quindi riepilogando, oltre alle quattro righe fatte insieme, ho lavorato altre 64 righe. Tutto il pannello che vedete misura 59 cm. Ma ancora non abbiamo finito perché dobbiamo rifinire la parte superiore. E iniziamo subito girando il nostro lavoro. Quindi, fatta la catenella, intanto vado a fare una primissima riga con delle mezze maglie alte. Quindi sostituisco sempre la prima mezza maglia alta con le due maglie basse e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ciascun punto per i primi 10 punti. Adesso c'è il ventaglio di 5 maglie alte, lo andiamo a saltare per come abbiamo sempre fatto. 5 catenelle, 3, 4, 5, salto quindi il ventaglio, carico il filo e vado direttamente nella primissima mezza maglia alta. Continuo per i 14 punti che ho al di sotto. Andiamo a saltare il ventaglio al di sotto e lavoriamo solamente 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, un punto in ciascun punto per i prossimi 10 punti. 2 e 10. Benissimo. Catenella e giriamo il nostro pannello. Durante questa riga andremo a definire ulteriormente la parte superiore perché non possiamo lasciare le catenelle volanti in questa maniera, ma c'è un motivo per cui le ho fatte. Quindi iniziamo lavorando una maglia bassa nei prossimi 10 punti. 3 e 10. Ok. Andiamo a lavorare un punto in ciascun punto nel ventaglio sottostante, sono 5 punti, e blocchiamo anche le catenelle. Punto l'uncinetto nella prima maglia alta e blocco la prima catenella. 1, 2, 3, 4, 5. E voilà. Questo sarà il risultato. Come notate, abbiamo eliminato la parte curva che si crea naturalmente col punto ventagli. Procediamo lavorando un punto in ciascun punto per i prossimi 15 punti centrali. 2, 3, 14 e quindicesima maglia. Anche qui ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Andiamo a pareggiare il bordo. Per cui vado nella prima maglia alta, blocco la prima catenella e faccio una maglia bassa. Vado nella seconda maglia alta, blocco la seconda catenella e faccio una seconda maglia bassa e così via per gli ultimi 3 punti. 2 e 3. Semplicissimo. Quindi vado nella prima mezza maglia alta e faccio un primo punto basso, un secondo e così via. 10.
Perfetto, catenella, quindi questo qui sarà il nostro risultato. Abbiamo pareggiato perfettamente il bordo. Fatta la catenella, giriamo per l'ultima volta il nostro lavoro. Andiamo a rifinire per l'ultima volta la parte superiore a maglia bassa. Dopodiché ci prepariamo ad irrigidire il nostro pannello. Quindi taglieremo della rete delle stesse dimensioni appunto del pannello e andremo a lavorare insieme i due pezzi. Intanto andiamoci a lavorare l'ultima riga. Ultimissimo punto, facciamo pure la catenella per girare il nostro lavoro l'ultima volta e prepariamo il pezzo di rete. Ho tagliato la rete, il pezzo di rete, delle stesse dimensioni del pannello all'uncinetto, quindi 61 cm per 29 cm. Ho fissato la rete al pannello all'uncinetto con delle mollette per facilitare il passaggio successivo, ovvero la rifinitura, che adesso faremo insieme. Parto subito lavorando un punto basso nel primo punto e prendo anche il quadratino che ho dietro. Secondo punto basso, secondo quadratino e così via. Un semplice giro di rifinitura incorporando anche la rete, che come vi dicevo prima irrigidirà ulteriormente il nostro pannello all'uncinetto. Il mio pannello non è morbidissimo, anzi è un bel po' rigidino, però preferisco in ogni caso andarlo a irrigidire. Ultimo punto. Proprio nell'ultimo punto aggiungiamo due maglie basse in più. Uno fungerà da angolo e il secondo punto fungerà da primo punto del lato più lungo. Giriamo leggermente il nostro lavoro e continuiamo su tutta la parte più lunga del nostro pannello, quindi su tutta l'altezza. Qui, ragazzi, è semplicissimo perché vi ricordo che ho iniziato sempre, e se lo avete fatto anche voi ancora meglio, con una maglia bassa sull'altra per andare a lavorare la mezza maglia alta. Questo significa che durante questo giro non avrete nemmeno voi difficoltà, perché lavoreremo la maglia bassa sulla maglia bassa che ci ritroviamo al di sotto. Considerate che ogni riga di mezza maglia alta corrisponde a due punti. Quindi molto semplicemente entriamo, prendiamo le due asole della maglia bassa, in questo modo la lavorazione non si dilata. Prendiamo il quadratino dietro, è semplicissimo, è abbastanza intuitivo. Prendiamo il filo, riprendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Semplice. Adesso inserisco l'uncinetto nella primissima maglia bassa che ho realizzato per alzarmi a mezza maglia alta. Nella primissima, ed è proprio qui. Ci inseriamo, prendiamo anche il quadratino, riprendiamo il filo. Lo riprendiamo e chiudiamo a maglia bassa. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa, prendo il quadratino dietro. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa, prendo il quadratino, anzi prendo quello precedente, prendo entrambe le asole, ok, entro, prendo il filo e voilà. Quindi abbiamo lavorato due righe, quindi ci ritroviamo quattro punti, 2, 2, 4, e dobbiamo procedere così per tutta la lunghezza. Lo stesso procedimento vale per l'altro lato, per il lato opposto. Stesso procedimento. Per quanto riguarda il lato più corto, dobbiamo replicare quello che abbiamo fatto qui. Una maglia bassa in ciascun punto. E negli angoli sempre tre punti, mi raccomando. Intanto io continuo, perché qui il pannello è bello lungo, e continuo seguendo sempre lo stesso principio. Voglio farvi notare anche che se le maglie sono distribuite in maniera corretta, questo è il risultato. Se invece sono ammucchiate l'una con l'altra, formando una linea irregolare, allora significa che avete lavorato qualche maglia in più. Le maglie devono essere ben distribuite in questo modo. Ok, una volta terminato tutto il giro di perimetro, possiamo tagliare il cordino un po' più lungo per andare a cucire il pannello nel passaggio successivo e andare a chiudere con asola di chiusura, ago e filo. Andiamo a cucire i manici al corpo della nostra borsa.
Uno l'ho già cucito, l'altro lo faremo insieme ad una distanza sempre di 7 cm a sinistra, 7 cm a destra. Io prenderò come riferimento il manico che ho già applicato. Quindi me lo posiziono qui, blocco con una molletta, tra l'altro prendo anche come riferimento le 10 maglie che mi trovo sia da una parte che dall'altra, compreso l'angolo. Ho già fatto il cappietto, quindi mi inserisco direttamente nel primo foro e passo attraverso la lavorazione, solita cucitura per i manici. Ecco qui, cappietto, lo tiro fuori e poi passo direttamente al foro successivo e inizio a fare una maglia bassissima, foro successivo un'altra maglia bassissima e così via per tutti i fori che ho disponibili. I manici in questo modo saranno ben saldati, ben fissati al corpo borsa. Ogni tanto diamo uno sguardo per vedere se sono centrati perfettamente, perché mentre lavoriamo qualcosa si sposta sempre. Ok, ultimi due fori e ho terminato. Uno e due. Perfetto. Non ci rimane che tagliare il cordino, prendere un ago e aiutarci a portare il cordino in eccesso sul retro della nostra lavorazione. Mi inserisco sempre nell'ultimo foro. Faccio passare il cordino attraverso il foro, la lavorazione e tutto. Vado a bloccare il cordino in una maglia all'interno, non sulla rete, perché la rete potrebbe sempre rompersi, quindi sempre meglio sulla lavorazione all'uncinetto. Quindi nodino, stringiamo per bene e voilà! Secondo manico applicato. Il primo l'ho già applicato in precedenza, eccolo qua. Tutto ben saldo. Perfetto. Ok, è arrivato il momento di fissare i bottoni magnetici sul tessuto, come ho fatto io da questa parte. Adesso ve lo mostro meglio nel dettaglio. Innanzitutto è importante fissare momentaneamente con delle mollette la stoffa sul corpo della borsa. Fatto questo, possiamo andare a fissare i bottoni, mi raccomando. Quindi quelli due li ho fissati, quest'altro pure. Ok, cosa ho fatto? Ho praticato due incisioni appunto sul tessuto per far passare le alette del bottone in questo modo. Ok, poi ho preso un pezzo di feltro e ho praticato delle incisioni semplicemente con delle forbici. Ho piegato in due, ho fatto delle incisioni per far passare anche qui le alette. Se non avete il feltro potete utilizzare anche della stoffa piegata più volte o del cartoncino, insomma ci serve da supporto, e lo inseriamo qui. Fatto questo, andiamo a prendere la placchetta che è in dotazione col bottone magnetico, questa qui, e ci aiutiamo con delle pinze. Ho messo del nastro adesivo di carta per non danneggiare, una volta che vado a fare pressione, il mio bottone magnetico. Riprendo delle pinze, piego leggermente la prima aletta, la seconda aletta, ok, e poi vado a fare nuovamente pressione prima su una aletta e poi sull'altra. Ecco qui, semplice semplice. Quindi questo supporto in feltro o in carta o in tessuto doppio eviterà che la stoffa si strappi, si danneggi ogni qualvolta noi apriamo e chiudiamo appunto la borsa. Sarebbe stato ancora meglio se avessi fissato le alette anche sulla rete. Siccome già avevo chiuso il lavoro, questo passaggio l'ho saltato, quindi ho preferito aggiungere semplicemente un supporto in feltro. Una volta fatto questo, senza togliere le mollettine, andiamo a cucire tutto il nostro pannello. Vi dico di non togliere le mollette perché se le togliamo e poi rimettiamo nuovamente la stoffa sul corpo borsa, tutte le misure che abbiamo preso per fissare i bottoni magnetici non combaceranno più. Andiamo a lavorare delle maglie basse all'interno dei fori presenti sulla base in legno, sul laterale per la precisione. Quindi riprendo il cordino, il mio uncinetto 3,5 e inizio subito lavorando una catenella. Inserire il cappietto sull'uncinetto e farlo passare attraverso il primo foro. Magari allarghiamo un po' l'asola e ci teniamo il nodo verso l'interno. Quindi fatto questo, vado a chiudere con una catenella.
Questa catenella diverrà una maglia bassa a fine giro, sempre con l'asola di chiusura. In questo modo eviteremo di creare un'asola in più, una maglia in più a fine giro e otterremo una lavorazione molto più pulita. Fatta la prima catenella, andiamo a lavorare una maglia bassa per un totale di 2 maglie sul primo foro. Foro successivo, una maglia bassa. Nel frattempo mi lavoro la codina dietro e la blocco fin da subito, rientro sempre nello stesso foro e lavoro una seconda maglia bassa. Quindi procederemo così per tutti i fori disponibili. L'ultimo foro, quindi 2 maglie basse e abbiamo terminato. Vado a tagliare il cordino e vado a prendere l'ago. Molto semplicemente andiamo a realizzare l'asola alla prima catenella realizzata all'inizio, quindi ci inseriamo nella primissima maglia bassa. Vado al centro dell'ultima e voilà, questo qui sarà il risultato. Come notate, non si vede né il punto di avvio né il punto di chiusura. Lavoreremo il secondo esattamente allo stesso modo. Possiamo andare a realizzare 2 supporti che andranno sui laterali. Quindi avvierò innanzitutto 4 catenelle. 4. La quarta ci serve per girare il nostro lavoro. Realizziamo un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 3 punti bassi. Come sapete, lo faccio nella maglia dietro. 1. 2 e 3. Poi facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo lavorando righe di andata e ritorno a maglia bassa, una maglia bassa su ciascun punto per un totale sempre di 3 punti bassi e lo faremo per 79 righe. Questo qui sarà il risultato. Vedete già le mollettine perché ho fissato al di sotto la rete. Adesso vi do tutte le misure utili. La nostra lavorazione misura 48 cm per 2 cm. Come per il pennello andiamo a rifinire a maglia bassa tutto il perimetro della nostra fascia. Quindi vado a fare la mia catenella, giro il mio lavoro e lavoro sempre un punto in ciascun punto per i prossimi 3 punti. Già ho fissato il tutto con le mollettine per facilitarmi questo passaggio. Vi suggerisco di farlo anche voi. Nell'ultimo punto, quindi nel terzo, al solito lavoro 3 maglie basse. Poi giriamo il nostro lavoro e continuiamo lavorando una maglia bassa in ciascuna riga sottostante. Abbiamo delle maglie basse, quindi per ciascuna riga corrisponde una maglia bassa. Vi faccio vedere meglio nel dettaglio, quindi prima riga lavorata, andiamo nella riga successiva, prendo sempre le 2 asole perché mi ritrovo la maglia bassa chiaramente, prendo anche il quadratino che ho dietro, prendo il filo, maglia bassa. Riga successiva entro in questo buchetto che c'ho qui, prendo la rete, prendo il filo, mi lavoro un'altra maglia bassa e continuerò così per tutto il lato più lungo. Poi, non appena arriviamo all'ultimo punto, sempre 3 maglie basse, una su ciascuna, e nell'ultima 3 maglie basse proseguiamo sull'altro lato più lungo fino a chiudere il giro con asola di chiusura, proprio il passaggio che abbiamo visto poco prima sul pannello all'uncinetto, sul corpo borsa. Una volta terminata la prima fascia, ne realizzeremo chiaramente una seconda. Io l'ho già realizzata, eccola qui. Ho fatto tutto il giro di perimetro, proprio come vi ho descritto poco prima, e devo andare a fare solamente l'asola di chiusura. Tra l'altro ho lasciato il cordino anche un po' più lungo, perché cuciremo la prima fascia direttamente al primo laterale. Così farò anche per questo. Lascerò il filo un po' più lungo. Una volta fatto il giro di perimetro, quindi lavoreremo l'ultimo punto proprio dove si trova il primissimo, sfileremo il cordino, mi inserisco nella prima maglia bassa, al centro dell'ultima, e poi sul retro della mia lavorazione vado a bloccare con un nodo. Vado al centro di questo cerchio che si è creato e ho fatto così il mio nodino.
Per quanto riguarda il supportino, vado direttamente nell'angolo, quindi nell'asola appena realizzata, sbuco fuori e sono così pronta per andare a cucire questa fascia al mio pannello al laterale. Ecco qui, prendo un laterale e la fascia che avevo realizzato in precedenza e la andrò a cucire direttamente sul laterale in legno, ma non come faccio di solito prendendo le asole della maglia bassa, ma prendendo le asole che si trovano sulla parte interna. In questo modo la fascia sarà fissata all'interno, tra virgolette, del diametro del mio pannello in legno e questo farà in modo che io successivamente, quando andrò a cucire il corpo della borsa, lo farò prendendo le maglie che si trovano qui, quelle lavorate sulla base. Accosto i due pezzi così e proprio dal punto in cui mi trovo entro nella maglia che si trova all'interno, questa qui. Qui abbiamo la maglia bassa, io entro qui nell'asola dietro e passo. Intanto mi blocco questa prima estremità, ripasso un'altra volta, quindi maglia dell'angolo, asola interna, maglia dell'angolo. Molto semplice. Adesso procederò semplicemente in questo modo per tutte le maglie che ho disponibili. Quindi passo alla maglia interna del laterale e alla seconda maglia bassa che mi ritrovo sulla fascia e cucio. Terza asola, terza maglia. Stringo bene, mi raccomando. Questa volta rientro nella quarta maglia, quindi se è necessario entrare due volte nella stessa maglia, fatelo pure. Quindi arrivata a questo punto, poi io pian piano mi sistemo la fascia in questo modo. Inizialmente la fascia può sembrare piccola rispetto al pannello, ma non è così, perché man mano che andiamo a cucire, fissiamo per bene maglia per maglia, anche passando due volte attraverso una maglia, come vi dicevo prima. Così facendo stringeremo il tutto e andremo a cucire le due estremità insieme, ma questo lo vedremo fra poco. Intanto andiamoci a cucire il tutto. Voglio farvi notare una cosa che fa riferimento a ciò che ho detto prima. Man mano che cuciamo, già sono quasi a metà, ecco quello che succede. Abbiamo un eccesso di lavorazione. Se vi ricordate, io avevo fissato la mollettina proprio qui. Qui abbiamo uno spazio vuoto che verrà colmato appunto da questo eccesso. Quindi, quando arriveremo a questo punto, noi faremo in questo modo. Togliamo la mollettina, facciamo coincidere un'estremità con l'altra in questo modo, riprendiamo la mollettina, ecco qua, me la vado a chiudere così non mi danno fastidio, e voilà! Come notate tutto adesso coincide perfettamente. Quindi procediamo con la cucitura, ci vediamo direttamente a questo punto così vediamo come bloccare e come proseguire e bloccare anche le due estremità. Bene, vado a bloccare l'ultima asola interna con la maglia dell'angolo, ci entro una seconda volta, mi trovo sulla maglia dell'angolo di un'estremità, quindi entro direttamente nella maglia dell'angolo dell'altra estremità e di nuovo nell'altro angolo e ci passo una volta e ci passo una seconda volta e due. Come notate tutto il lavoro è abbastanza rigidino ed è quello che io desideravo. Sempre dopo scopriremo il motivo. Quindi entro nelle due asole che tra loro corrispondono, asola asola e continuo, asola asola e continuo, angolo con angolo, cucio e cucio anche la prima maglia bassa del lato più lungo con l'altra, 1 e 2, e vado a fare due passate. Una e vado a cucire per due volte, una e due, perfetto, stringiamo bene, poi vado alla maglia successiva e vado a bloccarmi il cordino un po' più in basso perché poi lì andremo a cucire la fodera. Fatto sul laterale lo facciamo anche sull'altro laterale e per completare questi due laterali non ci rimane che andare a foderare la fodera che io già mi sono creata poco prima.
In questo modo avremo un lavoro super completo. Nel frattempo vado a cucire i due laterali, chiaramente il lavoro che sto facendo qui lo andrò a fare anche sull'altro. Quindi passo attraverso una maglia, attraverso la stoffa e cucio in questa maniera, semplicissimo. E continuerò così fino a cucire tutto. E questo qui sarà il risultato. Allora, riepiloghiamo e facciamo il punto della situazione. Ho iniziato la mia cucitura passando due volte attraverso la maglia, quindi bloccando bene il filo, a partire da questa maglia, ovvero la nona. Dalla prima maglia, escludendo l'angolo, fino a quella segnata col marcapunti abbiamo 8 maglie. E fin qui ci siamo. Quindi dalla nona in poi ho iniziato la mia cucitura per quasi tutta la circonferenza. Mi sono fermata ad un certo punto perché adesso voglio mostrarvi fino a che punto andrò a cucire. Focalizziamoci sulla parte frontale della nostra borsa, quindi la parte che si aprirà e che ci permetterà dunque di avere un'ampia apertura rispetto alle bauletto precedenti. Anche qui ho fatto lo stesso calcolo dell'altro lato. Ho contato 8 maglie a partire dalla primissima escludendo l'angolo e ho segnato col marcapunti. La maglia che vedete segnata sul pannello all'uncinetto sarebbe la terza a partire da destra, subito dopo il marcapunti. 1, 2, 3. E ho bloccato l'ottava e la terza. Dopodiché contiamo 7 maglie a partire dalla maglia dopo il marcapunti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettiamo il marcapunti. Lo stesso numero di maglie sul pannello all'uncinetto devono corrispondere a quelle del pannello in legno. Infatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima bloccata insieme all'altra. Quindi io mi ritrovo per adesso a questo punto. Andrò a cucire esattamente fino alle ultime maglie prima del marcapunti. Lo stesso procedimento l'ho ripetuto dall'altra parte. Prima di cucire definitivamente parte del pannello, cosa vado a fare? Vado a definire i due laterali sulla parte interna, ovvero vado a nascondere le cuciture semplicemente avviando 95 o 100 catenelle. E poi, aiutandomi con della colla per tessuto, vado ad incollare appunto la lunga catenella sulla parte superiore del laterale, proprio come ho fatto qui. Dopodiché lo si lascia in posa, magari con degli spilli, finché non si asciuga del tutto. Quindi riprendo il mio filo con l'ago e vado a cucirmi queste ultime maglie, che dovrebbero essere 15, non mi ricordo. Maglia con maglia, stiamo arrivando quasi alla fine. Per adesso tutte le maglie, come notate, coincidono l'una con l'altra. Maglia con maglia, ok. Ok, qui tutte le maglie coincidono, mi rimangono le ultime tre qui e le ultime tre qui. Perfetto. Quindi, come notate, i calcoli sono stati fatti precisi, non ci si può proprio sbagliare. Tolgo il marcapunti, che mi sono stati utili per mostrarvi i punti esatti da prendere per cucire la borsa. I marcapunti sono sempre utilissimi, soprattutto per le principianti. A questo punto possiamo aprire la nostra bauletto. E questo qui sarà il risultato. Abbiamo un'ampia apertura rispetto alle bauletto che ho realizzato in precedenza. Abbiamo i due laterali che ci fanno da supporto, che tra l'altro sono stati rifiniti, quindi nemmeno le cuciture si vedono. E questo qui è il risultato della borsa all'interno. Da una parte e dall'altra, la parte sotto, i due laterali. Come notate, anche qui le due estremità coincidono perfettamente, anche da quest'altra parte. Tra l'altro la borsa si regge perfettamente da sola, lo vedete anche voi con i vostri occhi, quindi non ho altro da aggiungere. Questo qui è il risultato, tra l'altro è molto grande, adesso vi do le misure. Molto grande, misura circa 30 cm per 28 cm in altezza, ha una profondità di 18 cm, bella grande, una maxi bauletto dove mettere all'interno davvero tanti tanti oggetti. Tra l'altro ho realizzato anche dei taschini che fanno sempre comodo sia da una parte che dall'altra. E voilà, borsa terminata. Io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, fatemelo sapere con un commento e con un bel pollice all'insù. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento
rimango sempre disponibile qui sul canale e anche sui miei social Facebook ed Instagram. Mi raccomando, seguitemi lì e anche qui sul canale iscrivendovi e attivando la campanellina. In ogni caso tutti gli indirizzi utili li trovate sempre qui sotto nell'info box. Per tutti coloro che non hanno i social invece possono contattarmi sulla mia email che lascio qui in sovraimpressione e anche giù nell'info box. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do sempre l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!